Continua con successo il progetto Naturalmente Cilento, attivato dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano su precisa indicazione del presidente Amilcare Troiano e del vicepresidente Corrado Matera. Anche ieri una folta delegazione di turisti provenienti dalle località costiere del Cilento infatti è giunta nel Vallo di Diano all'interno del percorso Viaggio tra le meraviglie del Parco Padule e Teggiano, che ogni mercoledì propone la visita in queste due gemme della provincia di Salerno di visitatori soprattutto del nord Italia che si trovano a villeggiare sulla costiera cilentana. Le immagini si riferiscono a Teggiano, dove la comitiva è stata accolta dall'associazione Leonardo da Vinci, presieduta dall'Averio De Paola, al quale è stato riconfermato l'incarico dopo l'ottimo lavoro svolto lo scorso anno. A far da cornice alla visita sono stati i piatti tipici offerti dalla locanda dei Baroni, le cui prelibatezze sono state particolarmente gradite dagli ospiti.